Ma bellissima. Sarebbe la rola quella. Wow! Fa freddo. Ok, quindi adesso siamo arrivati al Polar Park, che è un bioparco con gli animali di montagna, invernali, gli animali che vivono appunto in questi luoghi angusti con meno 10 gradi. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Il Polar Park si trova a circa 50 km da Narvik ed è il parco più a nord del mondo, penso anche il più freddo. L'ingresso costa circa 30 euro per gli adulti e 25 euro per i bambini. All'interno è possibile osservare molte specie di animali che popolano queste zone fredde del pianeta, come orsi, lupi, alci. Dato che siamo amanti degli animali e che questo viaggio l'abbiamo fatto con i nostri nipotini, non potevamo non fermarci. In descrizione trovate il link al sito del parco. Ciao capretta! Nel vero cercavamo i lupi e gli orsi, però spero che non siano qua vicini a te. Eccola! Mus! Alciona! Ciao! Ehi! Bella che sei! Bella! Bellissima! Mamma, non l'avevo mai vista da così vicino. Dove sono andate le volpi? Ma che belle! Che volpotte! Ma sono cucciole? No, prendi. Cucciole! L'unica cosa che ti ho di salire è che ora hanno questo colore che è quello invernale. Devono mettere le dita, Te le mangiano? Sì, c'è scritto. Ehi! Fischia, Mi che staccano unghie! un dito. Che Staccano unghie! lontani, sì, perché dice mangiano le dita, staccano lontani, Che no, però non belle sono che più piccole. Hai sono! visto più uggiori che hanno? Sì, di brutto! Quanto sono pelose! Sono bellissime! Scappa. That's coming right up to the fence now. Park. He's actually from a German park, and the first year that we had him, he was incredibly shy, and almost nobody saw him for a full year. Because the Wolverine is very shy from nature's side, this guy was hiding for a full year. Johnny, gigante. Un po' paura così vicino. Un po' paura, sì. E sarà più di 200 chili, sì. 200 chili. Guarda, è bellissimo, amore, ma che pulitissimo, è bello. bellissimo. Ma qui Ma che è cosa, perché non apre la bellissimo. bocca, è bello. Ma tesoro. Senti i lupi. Partiti. Bellissimi. Non ce la faccio. Quello dice, oh, me lo devi tirare qua, io sbatti non ne ho di venirli. Ah, se proprio devo. Un allenatore di lancio del giavellotto ti sprona a fare sempre di più. Dice, dai, lo so che ce la fai. È proprio in testa. Vabbè, sì, se proprio devo, mangerò anch'io. Siamo quindi ripartiti verso sud, direzione Lofoten. E indovinate, sempre con paesaggi mozzafiato. Thank you.
Eccoci, ciao patato! O patata, non lo so. Ma non c'hai freddo? Ehi, vieni qui. Ma cosa ti rotoli lì che fa freddo? Vieni qui. Vieni qui. Qui c'è... Com'è la pizza? Ma è una pizza? Non lo so. Sa di zucchero. E anche qua alle Lofoten, più piccola di ieri, per ora. Però anche qui abbiamo un pochino di aurora. Oggi si vede un po' meno, però lì è verde. Direi che 2 giorni su 2, ragazzi, non si può chiedere di più. Adesso io e la mia bronchite ce ne andiamo a letto, che domani ci aspetta una cosa un po' particolare che non vedrete spesso sul canale, ma perché no? Siamo qui, ci sta. E poi devo capire come collegarmi per lavorare smart. Oggi ci sono io e volevo farvi vedere uno dei punti panoramici più famosi delle Lofoten. Questo potenziato contro gli zombie era devastante. Ah, è vero! Queste sono le zampe della cacchia.